Allora, partiamo dal gol. Gran gol, grande prestazione. Gran gol, ti sei sbloccato, tra virgolette, ma insomma, era importante anche che insomma, arrivasse il tuo gol, no? Sì, sono contento per il gol, ma più per il gol perché è servito a portare a casa 3 punti su un campo difficilissimo. Abbiamo visto tutti come nel campo, non era facile giocare, una partita tostissima. È più, sì, è bello sempre segnare, ma dare una mano alla squadra e continuare un percorso che stiamo facendo e per fortuna è andata bene. Senti, a proposito di questo percorso, appunto da 2 mesi a questa parte state volando, al di là del piccolo passo falso da Casalingo contro la Cavese. Dimmi tu se è cambiato qualcosa o se invece è soltanto una questione magari di un pizzico di fortuna che in qualche circostanza prima vi è mancata. Cambiato non penso che sia cambiato tanto, però abbiamo visto che pure quando abbiamo pareggiato in casa, pure all'inizio, le prestazioni c'erano, non è che non c'erano. Adesso però quando inizi a fare un filotto di partite hai anche la consapevolezza dei tuoi propri mezzi, hai più fiducia, quindi vincere aiuta a vincere, stiamo facendo un percorso di crescita importante, dobbiamo solo continuare così perché come abbiamo visto non siamo secondi a nessuno. Crescita che pure è evidente nell'aspetto fisico, al Monopoli avete giocato una partita contro un avversario che l'ha messa molto sul fisico e avete sofferto parecchio. Col Francavilla stessa cosa da parte dell'avversario, però avete impattato decisamente meglio, avete risposto colpo su colpo, non avete mai abbassato il baricentro, mai nato bandiera bianca, insomma avete retto davvero colpo su colpo anche sul piano fisico e non solo sulla tecnica, su un campo impossibile. Sì, diciamo che a Monopoli è anche merito per degli avversari, era una partita maschia pure là, loro hanno interpretato bene, non siamo riusciti a imporre il nostro gioco come spesso abbiamo fatto e anche merito loro. Invece a Francavilla abbiamo visto che loro giocavano praticamente quasi tutti dietro la linea della palla e in un campo difficile abbiamo imposto il nostro gioco sempre, dal primo all'ultimo minuto ci abbiamo sempre creduto ed è andata bene. State bene pure dal punto di vista atletico, perché con la Cavese avete corso fino alla fine e i giocatori loro, qualcuno aveva i crampi, col Francavilla loro la buttavano davanti verso Sarau per poi cercare la spizzata e far valere pure insomma, il fisico dei loro centrocampisti, dei loro attaccanti, ma poi avete detto... No, stiamo bene perché lavoriamo bene in settimana, lavoriamo tanto, siamo preparati a queste partite, il mister l'aveva preparato in questo modo e noi siamo stati bravi a interpretare dal primo all'ultimo quello che c'ha i suoi suggerimenti. Loro cercavano sempre di allungarci, però noi, grazie pure alla nostra difesa che sta facendo cose eccezionali, non solo il centrocampo e l'attacco, ma pure la difesa, perché se prendi meno gol è merito di tutti, ma pure loro stanno facendo del veramente, veramente bene e hanno retto fisicamente, soprattutto Sarau, che abbiamo visto che non è piccolino, anzi. E niente, Figlio Menni veramente l'ha quasi del tutto annullato insieme a Riggio e Celiento di testa tante volte, l'ha anche anticipato. Stiamo bene fisicamente e mentalmente soprattutto. Difesa che cui il rendimento è nettamente migliorato e che subisce pochissimo, in trasferta non subisce praticamente nulla, però non la chiave per queste prestazioni, per questa tenuta difensiva, non può essere solo quella dei tre uomini difensivi, è tu e Pavalli, che siete gli altri due esterni impiegati, avete un ruolo fondamentale in questo. Tu ultimamente hai dimostrato pure di essere ormai perfettamente a tuo agio con questo ruolo che era nuovo, diciamo, fino a inizio stagione per te. Sì, diciamo che se la difesa fa bene è perché tutta la squadra va bene, i 3 attaccanti rientrano dietro la linea della palla, i centrocampisti ci accorciamo, gli esterni, i quarti ci abbassiamo e diventiamo una difesa a 5 nel momento in cui difendiamo, stiamo girando come dobbiamo girare. Nel mio ruolo, sì, all'inizio avevo qualche difficoltà perché non capivo bene quando accorciare, accompagnare oppure difendere. A volte mi trovavo nelle situazioni mezze e mezze, non andava bene. Adesso allenandomi giorno per giorno da qualche mese sempre lì, pure grazie al mister, ai suggerimenti dei compagni, tutto quanto, sto riuscendo a capire i movimenti giusti per andare avanti eppure soprattutto a difendere che non sono un grande difensore.
Sì, appunto, è proprio questo quello che ti volevo chiedere. No? Insomma, tu veramente hai dovuto in pratica rivoluzionare il tuo modo di giocare. Tu, insomma, ti conosciamo, sappiamo che insomma è molto forte, diciamo così, al centrocampo in su, insomma, nell'uno contro uno riesci facilmente a superare l'avversario. Adesso invece ti è chiesto un lavoro supplementare. Dicevi giustamente tu, hai sofferto all'inizio, onestamente non abbiamo visto lo Statella migliore, probabilmente a causa delle motivazioni tattiche. Adesso ti chiedo come ti senti, insomma, a giudicare la partita di Francavilla, di Brindisi, insomma, mi sembra di vedere lo Statella che conoscevamo. No, mi trovo a mio agio adesso, ma mi trovavo pure prima, solo che prima facendo delle situazioni nuove, non potendoci lavorare in ritiro perché non ho lavorato in ritiro su questo... su questo ruolo, quindi un pochettino di difficoltà l'ho trovata. Fisicamente stiamo bene, poi quando vediamo che abbiamo il pallino del gioco, per noi è tutto più facile, quindi devi attaccare, ti alzi tanto ed è molto più semplice per me, Favalli, attaccare. Invece quando devi difendere, le caratteristiche sono caratteristiche, quindi ogni tanto faccio pure un po' di fatica, però tutto sommato sta andando bene, mi sento bene, dobbiamo solo continuare così per... Ci hai pensato a fare quel tiro di sinistro? E sul 1-2, sì, quando l'ho stoppata, sinceramente sì, non pensavo andasse in quel modo, però cioè, non ci ho pensato due volte a calciare. No, diciamo, il fatto che stai bene lo si nota anche dal fatto che stai giocando spesso sui lati del campo più rovinati. No, ma... però intanto... ho un po' di sfortuna a giocare, ogni volta mi capita sempre delle fasce un pochettino. Senti, no, ti chiedo l'ultima cosa, ti chiedo, in estate, vabbè, insomma, sei stato una delle prime scelte, sei stato scelto appunto al Catanzaro. Probabilmente avevi anche altre possibilità, forse anche in Serie B hai deciso di venire a Catanzaro, forse la tua calabresità, il progetto che ti è stato prospettato, non lo so, cos'è stato a convincerti a venire a Catanzaro? Mi ha convinto innanzitutto il progetto tecnico, perché una volta che ingaggi il mister Oteri, c'è un motivo, altrimenti non prendi lui. Sappiamo tutti il perché, cioè, che allenatore è, poi vedendo questo progetto importantissimo che c'ho del presidente Noto, non potevo non rifiutare e tornare a giocare nella mia terra. Dopo l'esperienza di Cosenza, che vabbè, ti chiedo, che cosa ti ha lasciato dentro? No, Cosenza mi ha lasciato tantissimo, sono tornato in Serie B anche grazie a loro, le prestazioni che ho fatto là, mi hanno sempre dimostrato affetto ai tifosi, ho trovato l'amore là, che tra un po' mi sposo, a giugno mi sposo, grazie, mi sposo là, quindi mi ha dato veramente tanto sia a livello umano che a livello calcistico. Matera, altra gara difficile contro una squadra che naviga nei bassi fondi della classifica e che ha appena battuto il Rende, e sappiamo che non è semplicissimo, e che fa anche dell'approccio fisico uno dei suoi punti di forza. Ho visto le immagini della partita, è stata veramente, hanno giocato veramente bene, potevano andare prima in vantaggio, hanno trovato questa vittoria importantissima al loro pubblico e abbiamo visto che non esiste una squadretta in questo campionato, tutte sono livellate, poi chi interpreta meglio la partita, chi commette meno errori riesce a portare a casa il risultato, quindi dobbiamo stare attenti, dobbiamo lavorare bene in settimana e cercare di fare bene come stiamo facendo. Ti dispiace non giocare oggi contro la Viterbese? Sì, tanto. Tanto, perché vincere aiuta a vincere, giocare in questo momento che la Viterbese non sta benissimo, per tanti fattori era meglio, secondo me, giocare, perché poi ci ritroveremo più in là con altre partite una dopo l'altra, quindi era meglio in questo momento per me giocare. Data del matrimonio dopo gli eventuali playoff? 24 giugno. Quindi so che... quindi... sono finiti, ma speriamo di rimanere arrivarci.